Kenny Omega è tornato. Siete pronti? Eravate pronti? Non eravate pronti, davvero. Nemmeno io. Nemmeno io, perché me l'ero immaginato in un modo diverso. Ma è tornato, quindi parliamo del fatto che sia tornato e di quello che ha fatto e di quello che abbiamo visto, di quello che teoricamente non avremmo dovuto vedere, ma che la All Elite ci ha mostrato comunque. Benvenuti quindi a un nuovo video. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Il ritorno di Kenny Omega è stato per confluire all'interno del duo formato dagli Young Bucks e creare questa stable a tre persone che si riforma il cuore dell'Elite, ciò che era rimasto poco prima dell'arrivo di Adam Cole, con qualche aggiunta magari dei Good Brothers e cose del genere. Però insomma, i tre che avevano tenuto botta, che avevano mandato via in qualche modo Hangman, che erano riusciti a trovare la quadra per essere campioni in singolo e in coppia, beh, rieccoli qua, pronti per il torneo Trios. E la prima sfida è contro la fazione ingovernabile. Come finisce la prima sfida? Esattamente come doveva finire: torna Kenny Omega e vince, battendo lui, con la One Winged Angel, il lottatore che non c'entra niente con questa fazione ingovernabile. Perché con questa non c'entra? Perché Dragon Lee è un lottatore che non è della All Elite Wrestling, quindi è giusto tutto quello che è successo su Dragon Lee. La sua sconfitta, quindi lui che prende il pin, lui anche che viene malmenato dagli altri e viene mandato via. Essendo comunque un lottatore che, per motivi suoi o della All Elite, non fa parte della All Elite, potrebbe essere lui che non vuole entrare a far parte di una major americana, o può anche darsi che la All Elite non ritenga necessario averlo, non è un problema. Sta di fatto che lui, non essendo un lottatore della All Elite, giusto prendersi il pin e giusto anche venire malmenati per una fazione ingovernabile che ora, composta soltanto da Andrade e Rush, andrà per un'altra strada, verosimilmente verso i titoli di coppia. E allora il fatto che tutto dovesse andare in questo modo ha fatto andare tutto nel modo corretto? Secondo me no, ma forse è andata meglio così. Che cosa non è andato bene secondo il mio punto di vista? L'ingresso di Kenny Omega. Grandissimo Justin Roberts, grandissimo il fatto che poteva essere comunque una trollata, no? Non era ancora uscito per esempio Michael Nakazawa e alla fine poteva cercare di dire un sacco di cose, dire tutti i veri accomplishment che ha avuto Kenny Omega e poi dire in sua vece esce Michael Nakazawa. Ci poteva stare tranquillamente, invece no. Viene annunciato Kenny Omega, il quale entra, ovviamente il palazzetto va in visibilio, giustamente, ma poi di fatto non c'è stato il momentone, capito? Non c'è stato quel momento dove io me lo immaginavo, per esempio, i Bucks che iniziavano a lottare e poi in difficoltà, senza riuscire a prendere il tag, senza riuscire a dare il tag a una persona più fresca, sarebbe arrivato Kenny Omega in questo caso a prendersi il tag e poi a vincere. Invece no, lui arriva subito. Arriva però con indosso una maglia e arriva con un tutore alla spalla. E quando arriva sembra contento, sì, ma un po' frastornato, un po' come se fosse arrivato ma non fosse ancora in condizione. E durante il match lotta e continua a fare dei piccoli errori, imprecisioni. E il problema è che non le fa con la convinzione, li fa proprio partendo già con una condizione in cui, insomma, sembra non essere a posto. Ovviamente sta vendendo il fatto di essere stato richiamato con largo anticipo rispetto a quando lui doveva effettivamente tornare. E questo potrebbe aprire tutto un filone di storyline secondo cui Kenny Omega magari fa fatica e fa perdere i Bucks, o magari fa fatica e quando arrivano, non so, i Red Dragon e Adam Cole non riescono ad arginare la cosa e quindi vengono buttati fuori in qualche modo da questo torneo. Insomma, hanno aperto a tante porte, per cui se non dovessero vincere, che problema c'è? La colpa, diciamo così, sarebbe di Kenny Omega. Dall'altra parte però c'è un altro fattore. Questo lottare da infortunato in qualche modo potrebbe togliere credibilità a tutte le altre forze in gioco che dovessero scontrarsi contro l'Elite. Perché comunque se tu perdi contro uno che è infortunato, beh, sei molto debole. Uno infortunato non dovrebbe vincere, no? E ci sta che una volta capita che per caso, per un roll up, per
Ma altrimenti chi è infortunato, chi è in inferiorità numerica, chi ha ricevuto un pestaggio precedente, dovrebbe perdere. E allora a questo punto più vanno avanti con un Kenny Omega non in condizione e più ovviamente ci sarà il problema di giustificare queste vittorie. È perché è talmente forte lui che gli altri sono più deboli o gli altri si sono indeboliti in qualche modo? Dovessero magari farci sapere che qualcuno l'ha presa sotto gamba, ok, ma altrimenti se uno entra concentrato contro un infortunato deve vincere. Quindi questa è una parte un po' complicata, un po' complessa che devono cercare di portare a casa. Non sappiamo bene come andrà a finire, ci sono attriti e ruggini contro tanti altri lottatori, da Will Ospreay che addirittura ha fatto, diciamo, un paio di cose, un paio di sgambettini qua e là, social e anche a livello di merchandise contro Kenny Omega, la sapete quella storia, non ve la sto a raccontare, e sostanzialmente ci possono essere anche un po' di risvolti per quanto riguarda appunto il buon Adam Page, oppure insomma tante altre situazioni. Quindi questo è un po' il quadro di ciò che abbiamo visto, ma cos'è che non avremmo dovuto vedere ma che fortunatamente la All Elite ci ha dato a disposizione? Alla fine del match ci sono stati 6 minuti di promo di Kenny Omega, il quale parla tranquillamente e beatamente al pubblico in arena e dice: alla fine di tutto l'importante è che non venga trasmesso in TV. Io quando sono davanti alla TV devo dire che voi mi fate cagare, che fate schifo, in realtà io sono molto legato a voi, vi voglio bene ed è grazie a voi che sono qui. Ha raccontato proprio il fatto che al di là delle vittorie, delle sconfitte, dei soldi, al di là di tutto, loro vogliono arrivare lì e lasciare una traccia, legacy, una sorta di testimonial che può andare avanti, una sorta di bandiera che può rimanere issata anche quando loro non faranno più parte del wrestling business. Dice: vogliamo cambiare il mondo partendo dal cambiare il wrestling. E in fondo è vero, è quello che hanno fatto, è quello che la All Elite ha messo in gioco. Ed è anche la grandissima paura che hanno tanti supporter della WWE, i quali vedono comunque una minaccia nella All Elite e quindi la minimizzano, no? E quindi dicono: no, ma tanto sono solo dei salti in banco che saltano di qua e di là e non valgono niente. Sapendo benissimo che c'è tantissima gente, tantissimo pubblico che vuole vedere quelle mosse, vuole vedere le evoluzioni, vuole vedere i lottatori che arrivano e fanno i meccioni. Così come ci sono delle persone che dicono: beh, ma adesso che c'è Triple H, tutti vogliono tornare da Triple H, non pensando che magari qualcuno ci è rimasto molto male per come ha lavorato in WWE, magari qualcuno ci è rimasto male proprio con Triple H, magari qualcuno non ha voglia di avere a che fare ancora con una compagnia grande e che può dargli molte più difficoltà, molti più grattacapi, che non gli consente magari di fare cose come i suoi streaming, come fare altri lavori, come prendere altre possibilità. Magari non vogliono andare in una federazione che da 40 anni prende una, massimo due persone alla volta e le mette davanti a tutti. Qui, in questo caso, nonostante l'elite centrismo della All Elite, sono tanti i lottatori che ne sono venuti fuori. Qualche giorno fa abbiamo fatto un video su MJF e assolutamente c'è tantissima gente che non vede l'ora del ritorno di MJF e vuole arrivare a conoscere ancora di più quello che può fare MJF. Perché lo fanno? Perché è uno di quelli che non è mai stato da nessun'altra parte ed è stato reso grande dalla All Elite. Uguale per tanti altri nomi che sono stati recuperati, che erano stati trattati male dalla WWE, non perché sono stati trattati male nel senso che li hanno insultati, ma magari non sono stati trattati con la stessa forza, con la stessa veemenza, con lo stesso desiderio di investire su di loro. Mi viene in mente Tay Conti, che adesso è tornata a essere Tay Melo e che si è sposata con Sammy Guevara. Lei in WWE era lì, non faceva un cazzo. Eppure è brava, eppure è considerata, sa farsi odiare, sa farsi amare. Insomma, ci sono dei personaggi che possono fare ancora molto bene. E in questo è vero, la All Elite ha ragione, che Kenny Omega è un po' un motore che ha cambiato un certo tipo di modo di vedere il wrestling. E forse anche questo redivivo Triple H, che adesso farà delle cose, vuole rimettere il wrestling, vuole fare... Magari è perché c'è la All Elite, no? E quindi, cari detrattori in generale, capitele queste cose, cercate di arrivare un po' più in là delle vostre paure. Io non ho paura che la All Elite crolli. È molto bello quello che ha detto Kenny Omega, io ve lo dico, perché ha fatto un ragionamento molto importante sul motivo per cui loro sono lì
ha fatto un ragionamento importante in cui prendeva le distanze dai soldi, dalla popolarità, dai titoli. È stato un promo che forse è un po' un contraltare di quello che abbiamo visto raccontare un po' di volte da MJF, dallo stesso Punk nell'ultima puntata, no? E quindi davvero fuori onda è uscito fuori probabilmente quello che un EVP con tanto cuore e tanto coraggio deve fare. Inoltre è tornato quello che è l'ace della federazione e siamo pronti già a vederlo di nuovo contro Bryan Danielson in una sfida, in un rematch che davvero adesso lo vogliamo vedere, perché avremmo i due in una buona condizione fisica. E che bello sarebbe vedere Kenny Omega, che ne so, contro Claudio Castagnoli, contro Malakai Black. Quanta gente fantastica potrebbe andare contro di lui, quanti potrebbero trovare davvero grande forza nel ritorno di un lottatore che davvero ci è mancato tanto e che ora ha questo strano movimento, no? In cui deve fare quello ancora un po' infortunato, ma che in realtà non lo è, insomma. Molto molto divertente e assolutamente viene voglia di vedere la puntata dopo per vedere che cosa si inventeranno con la condizione di Kenny Omega, che comunque è stato accompagnato da Michael Nakazawa e dal mitico Don Callis, che ci mancava tanto quanto Kenny Omega, ovviamente da un'altra parte della barricata. Grazie di cuore per aver seguito anche questo video, un video che voleva raccontare un po' come stanno andando le cose su Kenny Omega, ma era importante anche fare una digressione su come tante volte le cose vengono viste in un modo distorto, per paura, per incapacità magari di leggere in modo critico le situazioni. Fatelo, cercate di farlo, perché è davvero molto importante. Se video di questo tipo vi piacciono, mettete like. Se credete che il nostro lavoro sia meritevole di un altro supporto, anche quello economico, valutate l'opzione abbonamento. Abbiamo gli abbonamenti qui sotto, 2, 5, 10 euro, a seconda di quanti soldi avete voglia di investire su di noi, noi riusciamo a rispondere con dei contenuti dedicati. Grazie davvero di cuore, è stato un piacere fare anche questo video, ci sentiamo in questo nostro percorso infinito di un agosto caldissimo, ma in cui andiamo a mettere ogni giorno un video per voi e per far crescere questa splendida comunità. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima!